Da un camion in Pusteria. La vittima è la 63enne pusterese Elena Sebacher. La disgrazia è avvenuta a Chienes. Firmato l'atto di fusione tra AEV e SEL, dopo oltre un anno di lavoro e trattative, questa mattina è nata ufficialmente Alperia, nuova public company da 1,5 miliardi di euro di fatturato. Accoglienza profughi, servono più strutture. In provincia di Bolzano, dai 300 profughi accolti a inizio 2015, si è passati agli attuali 900. Successo per la tappa ski cross di San Candido, grande spettacolo, folto pubblico e divertimento in occasione della tappa di Coppa del Mondo di ski cross organizzata a San Candido, località che ospiterà nel 2016 e 2017 questo evento sportivo. Telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione che, come avete sentito dai titoli, apriamo con la cronaca nera. Tragico incidente stradale questa mattina poco prima delle 9 in Valpusteria. All'altezza dell'abitato di Chienes, in via Imlinda, una persona è stata investita e uccisa da un autocarro Fiat Iveco. A perdere la vita è toccato a Elena Sebacher, 63enne di Chienes. La donna è stata trascinata per una cinquantina di metri e a nulla è valso il pronto intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri. E schianto sulla 22 del Brennero, sempre questa mattina, tra due auto. L'incidente si è verificato sulla corsia sud alle porte di Bolzano. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del corpo permanente. Per liberare uno dei due conducenti rimasto incastrato nelle lamiere, si è reso necessario l'utilizzo delle pinze idrauliche. I due automobilisti, stabilizzati sul posto, sono poi stati trasferiti in ospedale per le cure del caso. Per permettere l'operazione di soccorso si è reso necessario chiudere completamente la corsia sud, chiusura che naturalmente ha provocato notevoli disagi alla viabilità. Cambiamo argomento, passiamo a occuparci adesso di economia. Dopo oltre un anno di lavoro e trattative, stamani è stato firmato l'atto di fusione tra i due player del settore energetico, SEL e Azienda Energetica, che hanno dunque dato ufficialmente vita ad Alperia. Vediamo il servizio. Nonostante si stesse lavorando ormai da oltre un anno, anche per raccogliere le macerie lasciate dallo scandalo energia, gli ultimissimi dettagli della fusione tra Azienda Energetica e SEL sono stati definiti solo ieri, poco prima di mezzanotte. Di stamani la firma dell'atto definitivo, a seguito del quale nasce Alperia, nuova public company da 1,5 miliardi di euro di fatturato, 225.000 clienti e 100 milioni di utile. Al 54,42% sarà controllata dalla provincia. I comuni di Bolzano e Merano avranno ciascuno il 21%, il 3,58% sarà di Selfin e quindi della gran parte dei comuni altoatesini. Oggi, alla presenza di attuali ed ex amministratori provinciali e comunali, la fusione è stata illustrata ufficialmente. Dal 1 gennaio il via all'attività, poi entro un mese tutti i 1,000 collaboratori confluiti nella Newco avranno ruoli e scrivanie definite. Sarà un affare per tutto l'Alto Adige, si è detto oggi, anche per i cittadini, i contribuenti. L'utente lo vedrà in molti fattori, molti un po' indirettamente, dal punto di vista che se dividendi vengono pagati alla provincia e ai comuni, i comuni possono investire di più, un asilo nuovo, forse l'infrastruttura migliorata. Se ci sono 1,000 posti di lavoro che danno ulteriori incarichi, anche altre aziende possono lavorare e perciò dare da mangiare alle proprie famiglie, però si vedrà anche nelle tariffe che ogni singolo cittadino avrà. Nei prossimi mesi verrà elaborato il piano industriale che affonderà le sue radici in 400 milioni di investimenti spalmati su un arco temporale di 5 anni, specie nelle energie rinnovabili. Andranno soprattutto in questa direzione. Ovviamente una grossa parte va anche nel miglioramento delle reti per rendere sicuri e stabili le reti elettriche in Alto Adige. Una quota parte andrà negli investimenti per quanto concerne tutta la parte calore che stiamo seguendo e il resto ovviamente sono gli investimenti connessi con le concessioni con le quali poi noi dovremo onorare. Un ultimo particolare, la provincia voleva assolutamente ridurre rispetto al passato le indennità dei membri dei consigli di amministrazione e di sorveglianza, i quali ovviamente nicchiavano. Ed è stato questo l'ultimo dettaglio ad essere definito ieri a tarda sera, dopo un lungo braccio di ferro. Presidenti e vicepresidenti guadagneranno rispettivamente 70.000 e 50.000 euro lordi l'anno, ai consiglieri andranno 20.000 euro.
Rimaniamo in argomento perché le segreterie di Filctem, CGL, Fly, CISL, Wiltec, Will e Gev ASGB si sono dette fortemente preoccupate di come stia procedendo la fusione tra le società AEV e SEL. Nel corso di questi mesi hanno evidenziato in una nota le organizzazioni sindacali hanno volutamente mantenuto un basso profilo proprio nell'ottica di favorire una fusione che ritengono sia importante per i cittadini e per le imprese della nostra provincia, così come per le lavoratrici e i lavoratori delle due società. Un confronto negoziale aperto tra le parti, concludono nella nota le segreterie di CGL, CISL, Will e ASGB, sarebbe stata la strada auspicabile per evitare vertenze e azioni più incisive da parte dei lavoratori. Cambiamo ancora argomento. In provincia di Bolzano lo stanziamento di profughi nel 2015 è triplicato, passando dai 300 di inizio anno agli attuali 900. Ognuno di loro costa 28 euro al giorno. 14 le strutture di accoglienza che, annuncia l'assessora Stocker, vanno però aumentate coinvolgendo la periferia. Vediamo. A inizio 2015 erano 303, adesso sono 900, giusto il triplo. L'Alto Adige continua a fare la sua parte nell'accoglienza di profughi provenienti in massima parte dall'Africa centrale e dal Medio Oriente, accollandosi la sua quota di riparto dello 0,9% del totale dei richiedenti asilo in Italia. Alto Adige anche terra di transito per migliaia di persone in cerca di un futuro lontano dai paesi d'origine. Da maggio alla stazione di Bolzano ne sono passate 16.100, con una media di 70 al giorno. Le strutture dislocate su tutto il territorio altoatesino sono 14 e offrono un'accoglienza che può durare dai 15 ai 20 mesi, ma non bastano e anche la periferia e non solo i centri principali dovrà fare la sua parte, come ha specificato l'assessora competente Marta Stocker durante l'odierna conferenza stampa all'Euraca sulla situazione dei profughi in provincia di Bolzano. Noi cerchiamo di andare avanti così come l'abbiamo fatto nell'anno scorso, di trovare delle strutture in periferia anche dove non abbiamo ancora tanti profughi, perché deve essere anche questo forse una questione di solidarietà, che non abbiamo sempre solo le città che devono accogliere questi profughi, ma anche il territorio di tutta la provincia. Naturalmente l'accoglienza costa e molti altoatesini si chiedono quanto ci costa. I soldi per i profughi che noi abbiamo nelle strutture ci viene dato da parte dello Stato. E questi sono 28 euro per profugo per giorno, però tutto compreso dal mangiare fino all'insegnamento delle lingue, fino a tutti i costi delle strutture, dove comunque deve essere garantito sempre una presenza di persone qualificate. Tra le priorità del 2016, oltre all'individuazione di nuove strutture di accoglienza, vi è la migliore gestione della situazione dei profughi in transito, l'attuazione di misure sui temi lavoro e abitare, nonché l'informazione e la sensibilizzazione. All'inizio logicamente c'è sempre una anche discussione abbastanza vivace, però alla fine posso dire che un po' dappertutto ci sono tantissime persone che danno e aiuto gratuitamente. Ho adesso notizia per esempio da Ortisei, dove si sono dichiarati disponibili 130 persone, che è un gesto bellissimo. La cronaca giudiziaria, la seconda sezione del Tribunale Nazionale Antidoping ha archiviato i procedimenti nei confronti degli atleti Alex Schwarzer, Libania Grenò e Valeria Straneo, accogliendo l'istanza dell'Ufficio Procura Antidoping della Nado Italia sulla base delle indagini Olimpia svolte dalla Procura della Repubblica di Bolzano e in base agli esiti degli accertamenti svolti in ambito sportivo. È stato firmato oggi il nuovo contratto di servizio tra Provincia di Bolzano e Trenitalia. Tra gli obiettivi, il miglioramento della qualità del servizio ferroviario offerto anche per mezzo di 7 nuovi treni FLIRT. Vediamo. Atto non solo simbolico, la firma del nuovo contratto di servizio tra Provincia Autonoma di Bolzano e Trenitalia, perché il documento contiene novità importanti. La provincia sborserà 11 e non più 12,5 euro a chilometro percorso, ma oltre a penali per ritardi e soppressione sono previsti ora anche premi. Il premio viene desunto se abbiamo più passeggeri, ovvero anche più chilometri, in modo che si possa vedere concretamente che noi come utenti siamo più contenti del servizio che ci viene offerto. In quel senso poi scatta ulteriormente appunto un miglioramento economico dell'1%. L'anno scorso per penali Trenitalia ha sborsato circa 300.000 euro per treni soppressi, come detto, in ritardo. La puntualità è comunque a livelli piuttosto elevati.
pari al 92% sulla linea Bolzano-Merano e al 96% sulla linea del Brennero e quella della Valpusteria. Sulla Merano-Malles siamo al 94%. Tra le novità l'arrivo di 7 nuovi treni FLIRT. A regime sicuro siamo a metà del 2017, quindi lì avremo oltre ai 7 attuali, altri 7, avremo 14 treni FLIRT nuovi, quindi praticamente il 90% del servizio verrà reso con questi treni nuovi che sono di nuova concezione, sono innovativi sotto diversi aspetti e la novità grande in questo caso è che avranno una terza tensione elettrica per poter essere utilizzati non solo in Italia e in Austria ma anche sulla futura linea elettrificata della Venosta 25 kV e nel tunnel di base del Brennero. Come detto, la puntualità dei treni in Alto Adige è a livelli elevati, soprattutto nel raffronto con il resto d'Italia, ma come ben sanno molti pendolari si potrebbe fare di meglio. Ci sono ancora dei problemi, certo che ce n'è, bisogna lavorare anche su quelli. Sulla Meranese, per esempio, abbiamo ancora dei problemi dovuti a un'infrastruttura che non è ancora adeguata al servizio che si vorrebbe fare. Chiaramente non si possono attivare gli investimenti tutti in un colpo. Adesso in questo contratto di servizio sono contenuti 63 milioni di investimenti in rotabili. Con il prossimo servizio ci occupiamo di qualità della vita. Bolzano, prima nella classifica stilata da Il Sole 24 Ore, ultima è Reggio Calabria. È in provincia di Bolzano dove si vive meglio. Il risultato è emerso dalla ricerca compiuta dal Sole 24 Ore, pubblicata oggi, che indaga e mette a confronto le province italiane attraverso dati statistici e 6 ambiti di indagine, economici, anagrafici e sociali. Il modello altoatesino si dimostra dunque ancora una volta vincente. Al secondo posto della speciale classifica troviamo Milano, mentre al terzo posto la provincia di Trento. In coda alla classifica Reggio Calabria, preceduta da Vibo Valentia. Per Bolzano si tratta del terzo primo posto ottenuto negli ultimi 10 anni. Il tasso di occupazione in territorio altoatesino è al 71%, a Reggio Calabria si ferma al 39%, il reddito pro capite in provincia di Bolzano è di 35.823 euro, a Reggio Calabria invece di 12.472 euro. Il modello altoatesino dunque si è dimostrato ancora una volta vincente, stando alla classifica stilata dal Sole 24 Ore, una classifica che ha però dimostrato e confermato il divario tra il nord e il sud del paese. Torniamo alla cronaca. I carabinieri di Merano hanno arrestato 2 nomadi di 20 e 23 anni per tentato furto in abitazione. Le 2 ragazze, provenienti da Trento e senza fissa dimora, sono state sorprese mentre tentavano di entrare in un appartamento situato in via San Francesco. A lanciare l'allarme, il proprietario, che aveva sentito qualcuno armeggiare nella serratura. Grazie al pronto intervento dei carabinieri, le 2 nomadi sono quindi state arrestate. Curioso e alquanto insolito furto al termine della gara di Coppa del Mondo di discesa libera andata in scena in Val Gardena. Mentre gli atleti stavano seguendo la premiazione, un turista tedesco di 45 anni non ha resistito alla tentazione di portarsi a casa un ricordo della manifestazione, riuscendo a impossessarsi degli scarponi di Guillermo Fayet, giunto secondo in gara. Un tecnico della squadra francese, accortosi dell'ammanco, si è rivolto subito ai carabinieri, i quali in poco tempo sono risaliti al 45enne. Alla vista dei militari dell'arma, il turista, che nel frattempo aveva raggiunto un lussuoso albergo in centro a Selva, dove aveva prenotato una stanza, non ha potuto far altro che ammettere il furto e quindi restituire gli scarponi. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per furto aggravato. Brindisi di Natale per il Goer, un'occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta nel corso del 2015, da evidenziare il prezioso contributo fornito dai volontari in occasione del mercatino di Natale di Bolzano. In occasione del tradizionale scambio di auguri organizzato nella sede sociale di Via Lancia a Bolzano, i volontari del GOER, il gruppo operatori Emergenza Radio, hanno voluto tracciare un bilancio dell'attività svolta nel 2015. A fare gli onori di casa il presidente del gruppo Remo Marincons e il suo vice Stefano Buselli, presenti in sala molti agenti della Polizia Municipale e il comandante Sergio Ronchetti, che da anni si avvale della preziosa collaborazione dei volontari dell'associazione per gestire i flussi di pullman di turisti provenienti in città, soprattutto in occasione del mercatino di Natale. È stato molto duro perché sono state le giornate veramente intense. È stato buono come l'anno precedente, è stato buono. Noi abbiamo fatto quello che c'era da fare
consultivo definitivo ancora non è fatto completamente, diciamo che possiamo girare su quello che è successo l'anno scorso, sui 750 pullman che sono arrivati, che abbiamo gestito, a dire la verità, abbiamo gestito noi, più quelli che vengono fuori nei vari parcheggi della città dove conoscono il posto della città, insomma, ecco. Un gruppo molto affiatato che opera da oltre 25 anni grazie al lavoro di una trentina di volontari, figure molto preziose delle quali c'è sempre bisogno. Beh, nei prossimi mesi noi cerchiamo di sviluppare quello che è il volontariato nostro, reclutando altri volontari nel limite del possibile, perché abbiamo bisogno, e il programma lo stileremo appena finito Natale, col direttivo stileremo il programma del prossimo anno, che sarà molto intenso come il solito. Bene, adesso ci fermiamo per qualche istante e subito dopo sarà la volta del TG Magazine, come ogni lunedì incentrato sull'argomento sport. Tra poco. Bivac Camp, Sud Tirol, Alto Adige, Villandro. Dal 4 al 24 gennaio immergetevi nell'autentica natura con uno o due pernottamenti in una tenda sull'Alpe di Villandro. Godetevi sin di prima mattina il paesaggio incontaminato nel cuore delle Dolomiti, con una straordinaria vista a 360 gradi, gita con le ciaspole al tramonto, con successiva emozione in vetta, diverse escursioni, ciaspolate a tema, un incantevole paesaggio alpino invernale, sono solo alcune delle emozioni che vi aspettano. Per prenotazioni o ulteriori informazioni consulta il sito www.clausen.it oppure www.bivaccamp.com.